Allora, eccoci con Fabio Nardone. Prima di questo evento ancora importante per la Serapo, dopo la vittoria del campionato, dopo varie situazioni positive, è arrivata adesso la premiazione da parte del sindaco. Fra poco si andrà sopra al comune per avere questo premio. Ma con Fabio parliamo di questo campionato. Io e te ci siamo visti all'inizio con la squadra che aveva qualche difficoltà, però mi sembra che da quel momento la squadra ha avuto un cammino da formazione sicuramente di qualità, ha espresso un ottimo basket e ha vinto il campionato. Sì, vabbè, all'inizio si sapeva perché abbiamo preso chiaramente giocatori nuovi, come tutte le fasi di aggregazione ci voleva un po' di tempo per amalgamarli tutti quanti, anche perché non erano giocatori con caratteristiche facili. Noi abbiamo costruito anche quest'anno una squadra duttile, con un lungo atipico, come è un po' la mia filosofia di gioco, come si gioca un po' oggi, con molto pick and roll e con molto lavoro di uno contro uno e soprattutto partendo da una difesa intensa. Diciamo che il lavoro programmato con la società insieme a Salvatore Vagnati ha pagato, soprattutto ripercorrendo quelle che erano state le idee dell'anno scorso, cioè lavorare insieme e cercare di creare un gruppo con armonia, mettere delle regole sia all'interno dello spogliatoio che soprattutto all'interno del rettangolo di gioco. E in questo devo dire, come già ho ribadito, che il grosso del merito va ai ragazzi perché hanno dimostrato una grossa disponibilità e soprattutto una grande voglia di vincere, che è poi quella che è fondamentale in questa situazione. Mi sembra che rispetto all'anno scorso c'è stata una differenza minima, nel senso che l'anno scorso si è persa la finale e quest'anno la si è vinta, no? Sì, vabbè, però diciamo quest'anno la differenza è stata che bene o male si è dominato il campionato, perché 17 vittorie di fila, diciamo quello là, è un pedigree che sicuramente ti accompagnerà per tanto tempo. Per quello dico il merito di questi ragazzi, perché non ci ricordiamo che una parte di queste partite l'abbiamo giocata anche senza qualche giocatore importante, quindi chiaramente era una situazione molto più difficile, invece loro sono stati bravi a compattarsi e a dare il meglio di se stessi, come è stato nella prima del turno di playoff, dove non avevamo la formazione al completo, eppure siamo riusciti a superare una squadra ostica. Veramente è stato il primo turno sicuramente più difficile. Secondo te, rispetto all'anno scorso, questa Serapo è più forte oppure è allo stesso livello? No, vabbè, è un po' diversa la squadra, avevamo una panchina un po' più lunga, forse avevamo qualche giocatore di esperienza in più, e poi sicuramente quelli che sono rimasti dall'anno scorso venivano da un anno dove avevano lavorato in un certo modo e sicuramente quest'anno si sono avvantaggiati. Vedi Pietro Santo, che chiaramente quando l'abbiamo preso l'anno scorso veniva da due anni dove giocava poco e si allenava poco. Quest'anno, col fatto che l'anno scorso si è allenato forte, non ha mai saltato un allenamento e alla fine è stato veramente un leone in mezzo al campo. La migliore squadra che hai visto al Palamarina, oltre chiaramente alla Serapo? Beh, sicuramente Marino, come squadra, come potenziale di squadra, come esperienza, come fisicità. Io penso che abbiamo fatto un bel miracolo, perché avete visto come ha strapazzato Contigliano, che Contigliano è una signore squadra senza avere problemi. Io penso che tutte le scelte che abbiamo fatto insieme ai ragazzi di giocare in un certo modo nelle due partite, diversificando alcune cose, sicuramente ha pagato. Rispetto appunto all'anno scorso, c'è stato anche questo discorso legato a giocatori molto nuovi, fra cui Macaro, che mi sembra che non ti ha fatto rimpiangere, anche lui si è molto legato all'amicizia, però in campo è un'altra cosa, no? Sì, beh, sicuramente lui non gli ho regalato niente, perché lui ha iniziato piano piano, avendo poco spazio all'inizio, poi dopo chiaramente ha risposto sempre alle chiamate. Io gli avevo dato dei consigli all'inizio proprio perché lo conoscevo, innanzitutto di perdere 3 kg, di allenarsi in un certo modo, perché comunque lui è integro, poi chiaramente tenendo presente sempre che aveva 40 anni. Quindi abbiamo lavorato insieme a lui come abbiamo fatto con tutti quanti i giocatori e lui, diciamo, ha risposto dando il meglio di sé. E la cosa che mi ha fatto piacere è che sono riuscito anche a utilizzare lui e Siniscalco alcune volte insieme, per, soprattutto quando c'era pressione sulla palla. Quello è stato un po' il segreto, avere due playmaker in campo, che ripeto, oggi la pallacanestro è un po' cambiata, spesso si gioca anche con i tre piccoli, ecco perché a me piace avere più giocatori che trattano bene la palla in squadra.
perché sicuramente quando poi trovi squadre che ti pressano, ti creano problemi, sicuramente ne puoi uscire fuori nel modo migliore. Chi altro giocatore bisogna ringraziare per la vittoria, oppure tutti? No, ma non esiste l'altro giocatore, esistono tutti, perché ognuno ha portato il suo mattone, chi ne ha portati 10, chi ne ha portato 8, chi ne ha portati 5, chi ne ha portati 15. Però nei vari momenti ognuno ha supportato questa squadra nel migliore dei modi. Sempre si riscalco, ho avuto dei problemi fisici, però spesso ha stretto i denti da capitano e ci ha dato una grossa mano. Lo stesso Michele Guida, che è arrivato in condizioni pessime, è calato 12 kg, proprio dimostrando grossa professionalità. E quindi alla fine ringrazio tutti quanti, perché senza tutti, non ho detto, da soli si vincono le battaglie, ma per vincere la guerra ci vogliono tutti quanti. Dobbiamo ringraziare anche Fabio Nardone, probabilmente. Vabbè, noi sappiamo, io sono consapevole del mio, qual è il mio ruolo. Il mio ruolo è anche quello che quando si vince, giustamente anche l'allenatore si prende i meriti, quando si perde, giustamente l'allenatore smette tutte le responsabilità. Il ruolo dell'allenatore vediamo anche nel calcio, nella nazionale, è facile portarlo alle stelle, si perde e si va subito a guardare le stalle, ma è il ruolo nostro storico, quindi lo sappiamo benissimo. L'altro dato principale crede che sia il fatto che si è vinti con un budget limitato rispetto all'anno scorso? Vabbè, quella è stata una dimostrazione che in 2 anni abbiamo dimostrato che si può vincere anche risparmiando, investendo in altre cose, in motivazioni, investendo in giocatori casomai che hanno voglia di rivalsa, e cercare soprattutto di creare un sistema vincente che va al di là poi di queste situazioni qua. Parliamo del prossimo turno, della prossima stagione. Ma la prossima stagione, adesso sto aspettando la società che mi dica un po' qual è la situazione. Per il momento non sappiamo ancora niente, penso che la prossima settimana cominceremo a delineare qualcosa a tavolino, come abbiamo fatto l'anno scorso. Grazie, in bocca al lupo. Arrivederci.